Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi finalmente con mio immenso piacere per presentarvi questa mod fantastica, questa mod che entrerà nell'Olimpo delle mod, del mondo del modding. Siamo di fronte alla tanto attesa chiacchierata, discussa LT Master, la Gowail. E prima di iniziare la presentazione, volevo un attimo fermarmi 2 minuti per fare il mio inchino personale a tutto il team dell'FSI che ha creato questa mod. Veramente, ragazzi miei, io non trovo quasi le parole per farvi i complimenti per aver realizzato questo progetto qui. È un progetto veramente, veramente mastodontico, è un progetto che nessuno, nessuno, dico nessuno, aveva mai affrontato prima nel mondo del modding. Quindi diciamo siete stati dei pionieri e ci siete riusciti veramente, veramente alla grande. Un progetto, un'idea fantastica, uno sviluppo altrettanto degno di questa mod qui. Perché non è stato facile, non è stato facile svilupparla, scriptarla, metterla in game, far tutte le funzioni, renderla fedelissima alla realtà. Ricordo vivamente che l'ho filmata, diciamo dal vivo. Vi lascio ovviamente sempre il link in descrizione se volete andare a vedervela, confrontarla con questa qui nel mondo della simulazione. Credetemi che io l'ho vista andare, so come funziona, so come gira, so tutto quanto, è veramente, veramente è identica. Siete stati veramente, veramente, vi siete superati, siete stati dei draghi a riuscire a creare questa mod qui, oltretutto senza avere ausilio di disegni di base. Avete creato tutto tramite foto, video, guardando le funzioni, come funzionava, guardando video e quant'altro, e riuscire a tirare fuori una mod, un lavoro del genere, veramente, veramente non è da tutti. Ci avete messo un impegno veramente, veramente grande e vi dico grazie da parte mia e penso che tutta la community di farming debba esservi riconoscenti per aver e poter utilizzare questa mod qui, perché veramente, ragazzi miei, vedrete nel corso del video a cosa siamo di fronte. Non siamo di fronte ad un semplice scatolotto blu, così chiamiamolo così, ma c'è veramente, veramente, veramente molto, molto di più. Quindi, ragazzi miei, tutta la mia stima e tutti i miei più vivi e sentiti complimenti. Quindi, allora, la presentazione durerà abbastanza. La mod appunto non è difficilissima da usare, è semplice di per sé, basta capirla, basta capire il funzionamento. Io sono qui apposta per dirvi tutto per filo e per segno, vi spiegherò dall'inizio alla fine come gira la macchina, come funziona, andremo a vedere tutto quanto e quindi mettetevi comodi, aprite bene le orecchie e ascoltatemi perché appunto ci sono veramente veramente tante cose da capire. Inizio subito col dirvi che hanno fatto un'ulteriore cosa che è veramente veramente degna di nota: nella sezione degli aiuti è stata aggiunta la scheda sua. Quindi dal menu principale scorrete indietro e trovate subito appunto la scheda di aiuto della macchina. Questa cosa qui è una roba non da poco, perché sulle mod complesse così avere una cosa scritta sempre di riferimento per chi non la sa usare o per chi la usa, diciamo, per le prime volte, avere questa cosa qua è veramente, veramente ottimo, veramente d'aiuto e bravissimi. Quindi, allora, andiamo un attimo a leggere tutto quanto, descrizione, dettagli tecnici, operazioni, le reti, tutto quanto, insomma, vi spiegherò tutto come funziona. Quindi, iniziamo a leggere un attimo la descrizione generale. L'LT Master è un'imballatrice con facciatore combinato semovente in grado di trattare una grande varietà di materiali più velocemente che con macchine tradizionali. Sfrutta
State ben attenti a queste quattro righe qui, ora ve le leggo e ve le spiego direttamente. Allora, pula ed erba per ottenere insilati migliori di quelli ottenibili in trincee. Fieno e paglia possono essere opzionalmente fasciati per la protezione delle intemperie. Cippato di legna e letame sono pressati e fasciati per un più efficiente stoccaggio e per la protezione dalle intemperie. Tutte le balle fasciate hanno un valore di vendita più alto rispetto al corrispondente prodotto sfuso. Allora, qui vi ho già nominato tutte le colture e i materiali che può imballare. Pula e erba, fieno e paglia, cippato e letame. Allora, teniamo un attimo in considerazione la questione pula ed erba, che sono prodotti freschi, nel senso sono prodotti verdi. Questa fasciatrice appunto ha la funzione nei prodotti verdi di pressare, fare la balla e ovviamente fasciarla. La fermentazione avviene direttamente all'interno della balla, quindi appunto c'è una trasformazione di prodotto, onde per cui la pula e l'erba, appunto, come c'è scritto, ottenete insilati migliori e hanno la necessità di essere obbligatoriamente fasciati. Quindi non potete fare la balla di trinciato senza ovviamente wrapparla con il nylon. Ok, ovviamente potete utilizzarla come utilizzate le balle fasciate normali, non hanno nulla, diciamo, di nuovo e quant'altro, ma appunto potete buttare dentro il carro miscelatore, insomma avete già, diciamo, il prodotto fermentato. Erba, ovviamente intendo erba fresca, e pula intendo diciamo roba trinciata. Fieno e paglia, che sono due sostanze appunto secche, che non hanno, diciamo, non sono soggette a fermentazioni o comunque a trasformazioni di prodotto, appunto, possono essere opzionalmente fasciati per la protezione dalle intemperie. Oltre che la protezione dalle intemperie, come vi ho detto appena sotto, hanno un valore di vendita più alto rispetto al corrispondente prodotto sfuso. Quindi potete, con il fieno e la paglia, evitare la fasciatura e avere balle, diciamo, normali. E potete wrapparle e avere appunto un surplus di prezzo di pagamento quando appunto le andrete a vendere. Si vendono normalmente come le balle normali, non hanno nulla, diciamo, di diverso. Infine, cippato e legna, scusate, cippato di legna e letame, appunto, sono due prodotti che non avvengono trasformazioni, sempre in farming parlando, appunto, possono essere pressati e obbligatoriamente fasciati, e ovviamente poi potete andare a venderle, potete stoccarle, potete, insomma, potete sbizzarrirvi voi come vi pare e piace. Quindi, diciamo, questa è la funzione principale, diciamo, della macchina. Penso sia, insomma, chiaro, è ben descritto, ve l'ho spiegato io, quindi veramente, veramente ottima cosa. Allora, andiamo sui dettagli tecnici e dimensioni. Qua appunto c'è la posizione di trasporto, tutte le misure in millimetri, posizione di lavoro, il peso a vuoto, la potenza consigliata. Attenzione, attenzione con il peso, scusate, con il peso, con la potenza consigliata, perché con un trattore più piccolo voi la potete, ve la fa agganciare tutto, ve la fa aprire, ma non ve la fa attivare. Quindi mi raccomando, scegliete sempre un trattore over 190, che così siete sicuri di tutto. Operazioni. Allora, qui diciamo questo piccolo testo vi dice, diciamo, tutte le operazioni in sequenza da fare per diciamo attivare il macchinario. Vi fa vedere l'HUD con tutte le sue icone, le icone del fasciatore, il livello della rete, il livello della pellicola, il riempimento della camera di pressatura, insomma tutto quanto. Qua vedete poi il livello del fertilizzante, che poi andremo a vedere. Allora, leggiamo insieme: posizionarsi in una zona piana, manovrando con il trattore leggermente a sinistra, e mettere il timone in posizione di lavoro col tasto X. Scendere ed aprire lo sportello di destra col tasto N per accedere, scusate, al pannello di controllo, abbassare i supporti col tasto Z, mettere la macchina in posizione di lavoro con tasto B, infine abbassare lo scivolo balle con tasto X.
Ora è possibile avviare il macchinario col tasto B, ovviamente dal trattore, con tasto Z è possibile escludere e includere il fasciatore, questione che vi ho appena spiegato prima, e tasto Y è possibile impostare la densità delle balle, che è un optional che andremo a vedere poi sulle opzioni e potenziamenti. Ok, qua l'ADA ve l'ho appena accennato, passiamo alla questione rete film estensibile additivo. Allo shop è possibile acquistare pallet di rete, pellicola, additivo insilati, rete e pellicola sono necessari, mentre il contenitore additivo è utile per migliorare la resa delle balle fasciate di erba e pula. Allora, la questione qui dell'utilizzo dell'additivo funziona così. Praticamente se voi avete la densità delle balle a 3000 e vi serve 3000 di prodotto per appunto far la balla, con l'additivo vi fa usare meno materia prima e per avere diciamo lo stesso quantitativo di materia finita, ergo quello che manca in materia prima viene sostituito con l'additivo, molto semplice, insomma è una cosa diciamo vi fa risparmiare materiale con diciamo un con l'incremento dell'additivo. Ok, i pallet per la ricarica appunto devono essere avvicinate alla macchina uno alla volta, usare il tasto R per ricaricare, basta che vi avvicinate, fate il tasto R, ricarica macchinario e appunto lei si prende su quello che ha bisogno, non dovete prenderli con le mani come con la crone ultima, quindi appunto è una azione automatica. Altre funzioni, allora qui altra cosa molto molto interessante, la mod aggiunge un'utilità, a piedi è possibile vedere le informazioni su contenuto e valori di ogni balla e con il tasto R è possibile aprire la balla riversando il contenuto a terra. Come vedete in queste tre immagini vi appunto quando vi avvicinate alla balla vi esce cosa c'è dentro la balla, perché ovviamente ne potete fare 3 di letame, 3 di cippato, 3 di fieno, 3 di paglia, 3 di insilato e non sapere di cosa è l'una e l'altra, vi avvicinate e vi fa vedere cosa c'è dentro, il quantitativo, il peso e il prezzo della balla. Ok, ovviamente qua vedete c'è anche il piccolo taglierino che vi dà la possibilità di tagliarla, proprio effettivamente l'azione della rimozione del film del nylon esterno, e appunto vi riversa il prodotto a terra facendovi un piccolo mucchio. La questione taglierino non è ancora del tutto sistemata in multiplayer per problemi di mancanza di tempi di versione e quant'altro, ma verrà presto sistemata. Adesso non so se sulla versione che vi metterò in descrizione sarà già a posto, comunque tenete in considerazione questa piccola cosa qui. Ok, perfetto, qua abbiamo visto tutto, spero di essere stato chiaro, insomma come ben avete visto non c'è nulla di complesso, insomma per chi magari la conosce già si troverà veramente avvantaggiato ad usarla, perché funziona effettivamente come nella realtà. Perfetto, a questo punto io direi di andare a vedere sullo shop tutto quanto, quindi categoria, sezione, tecnologia per le balle, doppio clic, Gowell LT Master, doppio clic, ecco qua, e aggiungiamo la schermata delle opzioni potenziamenti. Come vedete ce ne sono un bel po', abbiamo un prezzo base di 253.700 euro con un costo di 200 euro di manutenzione giornaliera. Andiamo a vedere insieme tutti i potenziamenti. Cominciamo con la configurazione delle ruote, che passa dallo standard al premium. Il premium ha solo la differenza di farvi vedere i mozzi color oro, quindi diciamo è solo una questione di livrea. Poi mozzi delle ruote intendo, ovviamente la portata del nastro alimentazione, qui si passa da 2, 3, 4 e 500 litri al secondo, è solamente la velocità con cui lei si carica la camera di pressatura, quindi diciamo è solo una questione di tempi. Averla a 500 litri al secondo costa 16.200 euro in più, quindi io vi consiglio di lasciarla a 200, insomma va più che bene. L'impianto iniezione additivi è la questione che vi ho detto prima del risparmio materiale e quant'altro, quindi avete scelta sì e no, con un bel surplus di ben 22.100 euro, io quella che ho qua in prova c'è già full option, quindi li vedrete in azione. Densità variabile è la questione della possibilità di avere balle
da 3.000 a 5.000, passando per 3.500, 4, 4.500, 5.000, appunto, è la quantità che contiene, diciamo, la balla, con un surplus di ben 15.600 euro. Computer di produzione, è il piccolo computerino che si trova sotto al portello, che poi appunto andremo a vedere, e appunto scelta di sì e no. LAD controllo esterno è praticamente LAD in basso a destra. Quando voi scendete dal trattore e siete nelle vicinanze della macchina, vedete, diciamo, lo status, cosa sta facendo, quindi se si sta riempiendo, se sta fasciando, se è attivo il wrapper, disattivo, insomma, vedete tutto quello che sta facendo senza essere sopra il trattore. Lo starter kit non è altro che, diciamo, nel momento dell'acquisto, se voi appunto selezionate il starter kit, la trovate già completa di rotoli di rete, rotoli del diciamo nylon e del fertilizzante, se appunto lo avete, dell'additivo, se lo avete selezionato. Quindi se fate no, dovete comprarvi i bancali a parte e riempirvi tutta la macchina manualmente. Bon, come ben avete visto, spero vi siate resi conto del calibro che è stato fatto del lavoro dell'in-game, dell'interattività di questa mod, che penso che di più non si possa volere. Veramente, veramente bravissimi. Ok, perfetto. A questo punto, niente, non c'è altro da farvi vedere in questa sezione qui, e quindi possiamo andare anche a vederli in azione. Non sto qui perché, non perché non voglio, ma per problemi, cioè problemi per questioni tempistiche, a farvi vedere dettagli e tutto, ma è completa di tubi dinamici, tubi idraulici ovunque di diverso colore per i diversi circuiti, segnali qui gialli, segnali di pericolo, segnali di avviso, tutto quanto veramente, veramente completa come texture, ottima. I colori ci siamo, pesantezza grafica non esagerata, è veramente, veramente. Poi voglio anche che ve la scaricate, ovviamente so che la scaricate in ogni caso, ma che scopriste anche voi da voi stessi i dettagli e tutto quanto. Qua vedete che c'è tutto il circuito dell'additivo, vedete anche la canna che si attacca al serbatoio sottostante. È veramente, veramente completa di tutto, una roba veramente fantastica. Per non parlare della questione animazioni, questione suoni, animazioni leve idrauliche, manometri. Adesso andremo a vederla e vi renderete conto di tutto quanto. Ok, perfetto. Quindi io potrei anche iniziare a lavorare, quindi saliamo. Prima di farvi vedere tutto, come vi ho accennato prima sulle descrizioni, mi raccomando, mettetela su una superficie che sia o asfalto o un piazzale. Occhio a posizionarvi nel campo, perché sotto, appunto, essendoci terra, tende a sobbalzare i piedini, a sfondare un po' il terreno. Quindi io, vedete, ho già preparato un bel spiazzo d'asfalto e vi consiglio vivamente di posizionarla in un diciamo terreno piano e che sia piazzale o quant'altro. Ok, saliamo. Appunto, avete già nell'F1, faccio vedere, scusate con la tastiera, possibilità di, scusate un secondo che un attimo che seleziono qua, mortacci, ok, possibilità di selezionare la densità delle balle, tasto Y, potete cambiarla appunto come ho detto prima da 3000, 3500, 4000, 4500, 5000. La densità che avete selezionato è il primo numero a sinistra, quindi in questo caso facciamo adesso le balle da 3000, facciamo così. Possiamo disattivare il fasciatore col tasto Z. Adesso accendiamo il Valtra, dispieghiamo la macchina. Come ben vi ho detto prima, tenete un attimo il trattore un po' a sinistra, così, perché appunto, essendo che si apre lateralmente, se siete troppo dritti c'è il rischio che, diciamo, le balle vi vadano addosso al trattore, quindi vi consiglio di metterla un po', mettere il trattore un po' laterale. Quindi apriamo. La funzione del dispiegamento è solamente appunto lo spostamento del timone, eccolo qua. Boh, allora io attivo già il fasciatore, eccolo qui. Boh,
perfetto, non è attivato, sì, boh, perfetto. Ok, a questo punto scendiamo, vedete che appunto si è aperta sul timone, si è messa diciamo in posizione di lavoro, quindi la troverete dritta. Vedete la questione che vi ho detto prima, se non siete laterali col trattore vedete che lo scivolo va, cioè le balle vanno diciamo a toccare il mezzo. Scendiamo appunto, ci avviciniamo lateralmente con il tasto N, apriamo il portellone, ecco qui. Qua vedete che vi si apre la questione del deposito dei rotoli di rete. Giriamo da quest'altra parte. Voi nel frattempo sentite, ascoltate i suoni e quant'altro, che è completa in tutto e per tutto. Qua troviamo i rotoli di nylon. Inoltre c'è anche l'apertura della scaletta per salire sopra, quindi tasto X. Eccola qua, perfetto. Facciamo il giro. Bene, a questo punto possiamo procedere con tutte le azioni che vi ho mostrato prima, che vi ho accennato prima, quindi avviciniamoci, scusate che metto un po' il grandangolo così vedete meglio. Allora, abbiamo possibilità di abbassare ovviamente i pedini di stazionamento, tasto Z. Qui vi faccio vedere un attimo le leve che corrispondono effettivamente tutte quante ad ogni movimento che fa la macchina, quindi corrispondono all'apertura del cassone, all'apertura dei piedini, come ben vedete se voi confrontate l'immagine del movimento corrispondente alla leva e al movimento della macchina. Qua troviamo i manometri che sono tutti animati e tutti diciamo corrispondenti alle varie azioni della camera di pressatura, della rete, dell'alzata, del vano, della balla, del wrapper, dell'avanzamento, dello scivolo, l'ingrassatore. Qua è tutto animato. Qua il computer che vi dicevo prima, che era l'optional, che vi dà appunto tutte le statistiche, giri, numeri di produzione e quant'altro. E ok, ovviamente sono anche i contenitori qua del lubrificante, del grasso, animati. Ok, a questo punto siamo pronti per abbassare i piedini, quindi tasto Z, eccoci qua. Poi abbassiamo lo scivolo delle balle, tasto X, perfetto, e a questo punto siamo pronti per dispiegare la macchina, tasto B. Guardate i giri che vanno su. Tempi di apertura corretti, giusti, animazioni di apertura giuste. Io l'ho vista aprirsi e chiudersi anche nella realtà, quindi vi confermo che è tale e quale. E a posto, qui abbiamo il nostro caro macchinario completamente dispiegato e pronto per essere utilizzato. In questo caso io vi farò vedere la fasciatura, l'imballatura, pressatura della materia fresca, della materia verde, quindi in questo caso Pula. Poi vi farò vedere anche una piccola chicca che è stata fatta nel momento della diciamo dell'utilizzo dell'imballatrice con l'etame. E poi appunto non vi faccio vedere la questione degli altri prodotti e quant'altro, della paglia eccetera, perché appunto dovete sbizzarrirvi voi, e poi insomma il procedimento è sempre lo stesso, insomma ve lo faccio vedere una volta, due per tutte, e poi sta a voi diciamo scegliere cosa e come utilizzarlo. Bene, ok, perfetto. A questo punto io direi che possiamo anche attivarla, quindi accendiamo. Ecco qui, vedete che tutte le spie sono verdi. Quello che vedete in basso a destra è l'add aggiuntivo che vi dà le informazioni della fasciatrice quando voi siete appunto scesi dal trattore, che vi dicevo prima. Quindi andiamo a scaricare, accendiamo il nostro caro T7, posizioniamoci dietro pian piano. Adesso
adesso. Ok, siamo in trigger, perfetto. Scarichiamo. Ero un po' storto io. Scarichiamo un 38.000, boh, perfetto. A questo punto, quando voi avete la macchina attiva, lei automaticamente parte a fare il suo lavoro. Tenete già d'occhio cosa sta succedendo sempre nel lato sotto. Lei inizia a caricare quant'altro, lei parte in automatico appena c'è il prodotto. Ora voglio un attimo concentrarmi e farvi vedere tutto qua. State a vedere. Guardate il manometro a destra della camera di compressione che va su pian piano. Guardate il peso della balla. La rete, l'apertura, vedete che i manometri funzionano tutti esattamente nelle loro funzioni, cioè non vanno a caso. Abbiamo già la produzione di 3 balle. Adesso vediamo se c'è ancora un po' di roba per farvi vedere. In teoria sì, forse vi faccio vedere lo sprayer qui, l'additivo, ecco qua. E ti pareva, abbiamo anche finito, quindi buttiamone un altro po', lo faccio vedere bene. Clicchiamo, ok, eccoci qua. Andiamo un attimo da sopra. Guardate tutti i movimenti. Fantastico. Cioè, non so, ragazzi miei, se vi stiate rendendo conto. Spero di sì. Ok, perfetto. Se voi salite nel mezzo potete anche vedere l'utilizzo dell'additivo e tutto quanto, insomma vedete tutto per filo e per segno. Lei continua ad andare avanti appunto fino a che ha sempre il prodotto nel cassone. In questo caso è meglio che inizio a spostare un po' di balle prima che succedano casini. Ok, perfetto, mettiamole un po' in parte. Ecco qua. Nel corso degli anni sono diventato Hulk in farming. Dove è andata adesso qua? Dai, perfetto. Ok, come ben vedete, ma cosa c'è qua? Una rampa invisibile che non vedo. Allora, come ben vedete, appena vi avvicinate vi dà la possibilità di vedere appunto il prodotto all'interno, il peso, il valore monetario e in più tasto R, apertura e taglio del nylon, quindi tac, vedete che appunto tutto il contenuto viene riversato in un mucchio a terra. Ecco qui, potete farvi i mucchi dove volete, insomma, potete buttare le balle direttamente dentro al carro miscelatore, potete farvi tutti i mucchi, venire a prenderli su con la pala, buttarli dentro, venire su col semovente, tirarlo su con la proboscide, potete fare quello che vi pare e piace. Ok, perfetto, quindi io adesso andrei anche a farvi vedere la questione dell'imballatura e fasciatura del letame, perché ci sono due cosette da farvi vedere e dirvi. Allora, prima cosa, la fasciatrice, qui il cassone può essere riempito anche con le pale. State ben attenti che però è difficile centrare il trigger per lo scarico con la pala. Io ho visto che se voi vi puntate con la punta della benna in mezzo, diciamo, questa prima sezione, trovate il trigger giusto, altrimenti se andate fuori vi
ve lo scarica come fosse un mucchio senza andare dentro al cassone. È un problema che, diciamo, non è colpa dei modder del team, ma è una, diciamo, limitazione di scrittura del gioco, quindi non è colpa di nessuno tra virgolette, ma il gioco, diciamo, fatto così. Non entro nei dettagli, comunque avete ben capito. Ok, qui domanda che può sorgere spontanea è: io, ok, ho in questo caso 2914 nella camera di compressione di Pula e voglio imballare dell'altro. La risposta è molto semplice. Praticamente a questo punto io andrò a scaricare letame e si riempirà per il 3% che gli manca di letame e la balla uscirà del prodotto ultimo che è stato caricato nel cassone, quindi in questo caso avremo una balla da 3000 di letame. Andiamo a vedere subito. Eccoci qua. Spero mi stiate capendo, seguendo, spero sia tutto chiaro, insomma, vi ripeto, non c'è nulla di complesso. Ok. Spero di essere fortunato, riuscire a scaricare giusto, che non mi succedano patatrac, che non ho proprio voglia. Ok, allora vi dicevo, punta della benna sul secondo piantone qui, ecco qua, rovesciate pian piano e ok. Avete visto che abbiamo trovato il punto giusto, lei si è riempita del 3% e la balla che esce è di letame. Qua continuiamo un po' a scaricare pian piano. Perfetto. Bene, spostiamo un attimo la ruspa. Eccoci qua. Ovviamente qua l'additivo non funziona. Appunto funziona solo sui prodotti freschi. Ecco qua, abbiamo la nostra cara balla di letame che andiamo a spostare un attimo. Vedete, concime, 3600 litri, 1274 kg e 595 euro di valore. La densità delle balle può essere variata anche in tempo reale, quindi se voi state facendo le balle da 3000 automaticamente potete cambiarle e farle da 4000, lei automaticamente va a riempirsi quella quantità lì. Ok, boh, perfetto, a questo punto vedete che è rimasto un 66% di letame e basta, la potete ovviamente aprire, tasto R, tac, e vedete che vi esce un mucchio di letame. A questo punto esce la chicca. Attenzione, se volete riutilizzare un altro materiale nella fasciatrice dopo il letame, trovare trigger giusto, boh, perfetto, vedete che non vi permette di utilizzare l'imballatrice senza averla prima pulita, quindi appunto dopo l'utilizzo del letame ovviamente si zozza di merda, concedetemi il termine, dappertutto e siete obbligatoriamente costretti a pulirla. Quindi cosa bisogna fare? Prendere la nostra cara imballatrice, scusate, imballatrice idropulitrice, ve la piazzate qui, tac, e dovete iniziare a pulirla. Cioè, questa, ragazzi miei, è un accorgimento non da poco. Adesso qui per pulirla, diciamo, non c'è un indicatore status della pulizia, di quando è pulita, quando è ancora sporca e quant'altro. Voi fateci un giro, pulitela bene del tutto e poi appunto basta che vi avvicinate di nuovo con il rimorchio, vedete se vi lascia caricare, fate scaricare e vi accorgete se, diciamo, è stata pulita fino al punto giusto o no. Pulitela un po' di qua e di là, fateci un giretto attorno. Ok, penso sia sufficiente. Riproviamo.
Ok? Beh, perfetto, avete visto che l'abbiamo pulita a fondo e ci dà la possibilità di ricominciare a infasciare, imballare quello che volete. Ok, perfetto, qua abbiamo scaricato tutto, no? Perfetto. Qua lei continua col suo lavoro, come ben vedete vi faccio vedere anche la questione della densità. Se trovo un attimo solo. Allora, densità, ora siamo a 3000. Potete fare 3, 5, 4000, vedete che lei in automatico si resetta, diciamo, la densità, e vedete che arriva a farvi la balla da 4000. Tac, a posto. Cioè ragazzi, guardate che la questione qua dei manometri non è cosa da poco, ve la faccio rivedere visto che abbiamo un po' di tempo. Pazzesco ragazzi, mamma mia. Ok, allora a questo punto vabbè, lasciamo che faccia le ultime balle, che poi vi saluto, intanto le spostiamo. Guardate, vi faccio vedere visto che c'è un po' di tempo, andiamo a venderla. Non state a vedere cosa sto facendo perché sarei da galera. Comunque, tac, vedete che si vende automaticamente come una balla normale, con un bel 2213 euro di valore aggiunto dal wrapper. Ok, qua vedete che lei continua in tranquillità senza nessun problema. Spostiamo un po' tutto. Ok, quanto ci manca qui? Beh, vabbè, possiamo anche fermarla. Allora, spegniamo. Ok, perfetto. Spegniamo anche il Valtra. Adesso non richiudo tutto quanto, insomma, avete già ben visto tutto. E basta ragazzi miei, io sono arrivato al termine. Ultima cosa che vi voglio precisare, la questione dell'utilizzo, diciamo consumo rete nylon. Con un rotolo di rete fate circa una cinquantina di balle appunto in legatura e una settantina con la coppia dei nylon. La coppia dei nylon qui la vedrete, lo vedrete appunto anche diminuire di diametro in base all'utilizzo del fasciatore. Appunto vedete che quando saranno finiti i rotoli non li vedrete neanche più, e poi ovviamente si esauriranno i rotoli da dove si trovano qui, ovviamente se li cambia man mano finché ne ha a disposizione. Ok, perfetto, io non ho altro da dire, termino questo video come l'ho iniziato, con i miei più vivi e sentiti complimenti. Io ragazzi miei non ho parole, spero di essere stato esaustivo nella presentazione, spero di essere stato chiaro, spero di aver reso giustizia tra virgolette a questa mod, perché veramente veramente spero vi siate resi conto di che razza di lavoro c'è stato dietro, che sviluppo, che idea hanno avuto, che cosa è uscito fuori. È una roba veramente veramente spaziale, è la prima volta che vedo una macchina del genere, un primo progetto, siete stati i primi, siete stati veramente bravi a sviluppare il tutto, avete fatto una mod veramente da mille e una notte. Vedete che non ci vuole tanto tra virgolette, basta un'idea e le cose diciamo vengono fuori così come vedete, con l'impegno e la costanza di tutti.
Io a questo punto non posso che augurare un in bocca al lupo a questa mod. Se ci sono problemi, ragazzi miei, fatemi sapere, se non qualcosa non vi è chiaro e quant'altro, ditemi pure. E basta, ancora i miei complimenti, vi lascio il link in descrizione della mod del forum, se volete anche sentirvi voi direttamente con i creatori, se avete qualche problema e quant'altro, delucidazioni, ma in teoria vi ho fatto vedere tutto quanto. E basta, io vi lascio, vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e ci vediamo prestissimo nei prossimi video. Ciao ciao!